Siamo con Alberto Bevilacqua di Rim Italia Salve. per parlare di come BlackBerry vede i nuovi social group. Beh, diciamo che BlackBerry vede il social network, il social group, il group, così come li vogliamo chiamare, in maniera molto positiva. Li vede in maniera molto positiva perché pensa che siano la chiave di volta per riuscire ad entrare in un settore di mercato, quello consumer, che fino ad oggi ci ha visto, diciamo, non prioritizzare. Fino ad oggi ci siamo concentrati molto, anzi ormai fino a ieri, ci siamo concentrati molto sul mondo enterprise, sulle applicazioni aziendali, sul mobilizzare le applicazioni aziendali. Da quest'anno abbiamo deciso di puntare con forza, con intensità al mondo consumer. Così come nel mondo aziendale abbiamo con successo mobilizzato l'applicazione chiave che era l'email e poi successivamente anche le altre, così nel mondo consumer abbiamo identificato proprio nel social networking, nell'instant messaging, in tutto quello che viene più comunemente chiamato come mobile web 2.0, le killer application per poter riuscire a penetrare questo mercato e soprattutto per eccedere le aspettative degli utenti consumer. Lo facciamo partendo chiaramente da lontano, non soltanto per quello che riguarda la nostra esperienza accumulata nell'ambito enterprise, ma anche nell'utilizzo che abbiamo fatto già da tempo di strumenti di condivisione su web o strumenti comunque di instant messaging. Pensiamo ad esempio ai nostri ping messages, ma anche pensiamo all'uso che abbiamo fatto di questa tecnologia nel BlackBerry Messenger. Penso sia attorno al 2005 che abbiamo lanciato il BlackBerry Messenger, uno strumento che è nato straordinario e ancora oggi è molto straordinario perché ci permette di fare tante cose già da tempo e oggi trovano ancora più senso, visto il nuovo pubblico al quale ci stiamo rivolgendo, come ad esempio condividere delle foto direttamente BlackBerry con BlackBerry, condividere delle note, io posso registrare una nota e condividerla con i miei contatti su BlackBerry Messenger, ma ad esempio condividere anche il mio lifestyle. I miei amici, a chi io lo permetto, possono leggere sul mio stato nel loro BlackBerry la musica che sto ascoltando. È un nuovo modo di comunicare, un nuovo modo di cercare di condividere con i nostri amici sul web, in questo caso sul mobile web, ovunque noi siamo, le nostre attività preferite, i nostri gusti, ciò che ci accomuna agli altri, le nostre passioni alla fine della fiera. E in particolare cosa era stato lanciato ultimamente per il social networking? Beh, diciamo che noi quasi 2 anni ormai che abbiamo intrapreso una collaborazione con i maggiori gruppi di social networking, parliamo ad esempio di Facebook, abbiamo iniziato, come dicevo, l'anno scorso la nostra collaborazione con loro, recentemente abbiamo lanciato la versione aggiornata, la versione 1.5.0. Vediamola un attimo. Vengo di là. La versione 1.5.0 è questa, mi dà un update delle attività recenti che sono state effettuate dal mio network. Ad esempio, questo è il commento di una mia amica su una foto che io ho pubblicato. Allo stesso tempo, quello che abbiamo fatto di molto interessante è cercare di mettere in pratica quella che è la nostra visione del mondo dell'instant messaging e del social networking, ovvero sia la nostra visione è che sono degli strumenti di comunicazione, non sono degli strumenti per fare browsing, non sono degli strumenti per come dire, utilizzare il web in maniera superficiale, sono degli strumenti di comunicazione integrati. Visto che sono degli strumenti di comunicazione integrati, ad esempio, se io vado a vedere questo evento al quale sono stato invitato, il 12 maggio 2009 alle 16, me lo ritrovo integrato nativamente sul calendario del mio BlackBerry. Se vado sul mio calendario e vado al 12 maggio, vediamo che io ho, in realtà forse al 13. Vediamo che io ho dei appuntamenti in calendario che sono il calendario flaggati già come calendario di Facebook e Quindi quindi perfettamente automaticamente sincronizzato. esattamente, è perfettamente sincronizzato, produce ovviamente i suoi alert, per cui chiaramente essendo sincronizzato quando io vengo invitato e accetto gli inviti a degli eventi ai quali appunto vengo invitato, questi eventi producono degli appuntamenti nel calendario che a loro volta producono degli alert. Io posso chiaramente settare il tipo di alert che voglio avere,
la durata prima dell'incontro, la frequenza e via dicendo. E quindi praticamente tutti gli eventi sono singolarmente impilati uno sull'altro, quindi per avere una storia, una cronistoria di tutto quello, esatto, che io ho fatto. È tutto quello che io ho fatto, gli eventi in calendario, le mail, ad esempio un'altra cosa ovviamente, i messaggi di Facebook sono integrati nel mio inbox. Io posso accedere chiaramente al messaggio direttamente all'applicazione, ma lo stesso messaggio è assolutamente presente anche nell'inbox del mio BlackBerry, assieme a tutti gli SMS, gli MMS, vi dicendo. Qui io ho un unico punto nel mio BlackBerry dal quale io controllo tutta la mia corrispondenza, che sia essa tramite mail, che sia essa tramite SMS, MMS, Facebook, MySpace e tutti gli altri network con il quale la mia inbox è sincronizzata. Altra cosa, ad esempio, è la mia rubrica. Se io apro la mia rubrica, io troverò nella mia rubrica, magari allontaniamo così non leggiamo tutti i nomi, io troverò nella mia rubrica, se ho delle persone, ovviamente la mia rubrica di Facebook viene sincronizzata con la rubrica del mio BlackBerry, e io ad esempio nel mio BlackBerry ho la foto che automaticamente viene caricata dall'applicazione sul BlackBerry, che il mio contatto ha inserito nel suo profilo su Facebook. Questa foto ovviamente viene condivisa con la mia rubrica assieme anche ad altre informazioni, ad esempio se il mio contatto ha deciso di condividere il suo numero telefonico, io ce l'ho automaticamente nella rubrica del mio BlackBerry, e lo stesso dicasi per l'email e via dicendo. Lui, una sincronizzazione tra i contatti di Facebook e la rubrica del BlackBerry, tra il calendario di Facebook e il calendario del BlackBerry, una sincronizzazione anche, se vogliamo, tra quello che è la concezione della comunicazione di Facebook e la comunicazione integrata che io trovo sul mio BlackBerry. Perfetto. Ringraziamo Alberto Bevilacqua di Rim Italia, Emilio Vignapiano per cellularemagazine.it. Grazie, saluti.